Prima di iniziare il video, volevo dirvi di andarmi a seguire su Instagram perché stiamo per arrivare a 100 follower, perché devo fare la challenge 24 ore decisa da voi. Se siete pochi follower, non potrò farla. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi sono qui insieme a voi per andare da Tiger e anche a bere, mi piace bere, il bubble tea, che non so se sapete cos'è, è un tè dove ci sono delle bollicine dentro che poi tipo, adesso io non l'ho mai assaggiato, nella bocca tipo scoppiano, io credo che sia così. E comunque, prima di criticare e dire tutti metti i capelli solo perché vuoi essere di marca con le cose, no raga, anche perché i capelli servono per riparare il sole dagli occhi, vabbè, da tutto. E c'è tanto tanto sole visto che siamo in estate, quindi io mi metto il cappello per questo, non per... Poi se voglio posso mettermi pure un altro, ma tanto io solitamente non li compro i cappelli. E questi qua tipo sono mio fratello, questo qua è mio fratello. E quindi niente, e adesso ci vediamo in macchina che poi andiamo da Tiger e dal Bubble Tea. Ciao! Ok raga, siamo in macchina, adesso stiamo andando da Tiger, ovviamente vi riprendo come sempre un pochino viaggio, qua c'è mia sorella. Vabbè, e niente, ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, siamo appena scesi dalla macchina e in ogni clip ci sarà mia sorella perché deve rompere le palle. Prima andiamo dal bubble tea, visto che è tardi e se no, cioè in realtà non è una bevanda, però sì, però sì. Palle. È bello che nelle clip non si vede lei, ma sono i suoi capelli perché sono lunghi non so quanto. Adesso andiamo a prendere il bubble tea e poi dopo andremo da Tiger e ci divertiremo insieme. Allora, un bubble tea con il tè nero e i mirtilli. E le patine come le vuoi? Ah. Melograno e lampone. E lampone. Sì. Sì. Grazie. Non sapevo che non lo sapevo fare. Ah! Uffa, lo faccio. Lo faccio io. È come una scatola gigante. Visto che è la pallina? Il tè è buono. Come fa? Le palline sono devi andare giù, devi andare giù. Giù, giù. Devi scoppiarla. Scoppiata. Voglio assaggiarla anch'io. Buono. Ma devi succhiare un sacco. Buonissimo. No, non devi succhiare tanto. Buono. Hai esagerato anch'io. Che riprese. Non è un sacco, eh. Sì. Devi tipo spremere. La pressione, però. Devi andare più in giù. È buonissima. Ho visto un sacco. Ok raga, adesso me lo vado a bere e poi andiamo da Tiger. È buonissimo adesso il tè perché non c'è più tè e ci sono solo bolle. Mia sorella ne prendeva ogni volta 40 miliardi. Sì, belle riprese di mia sorella. Non riesco più a parlarne. Tieni. Però se sono drogato. Allora raga, vi devo dire che adesso andiamo da Tiger, solo che allora raga, adesso andremo da Tiger. Il problema è che c'è la musica di sottofondo e se no mi danno copyright, quindi ve la metterò io di sottofondo e non potrò parlare. Niente. Vi metterò magari le scritte. Ci vediamo da Tiger. Guarda le cose da parrucchiere.
macchina perché siamo appena ritornati da Tiger. E abbiamo preso solo due candele bianche, adesso ve le faccio vedere a casa, ma tanto non è niente di che. E stasera andremo al McDonald's, quindi vi farò vedere pure quello, ma un pezzo veloce. Ci sfuggiamo in macchina. Siamo in macchina, raga, e niente, ci vediamo a casa. Giulia, ma quando... Allora, raga, andiamo ad aprirle. Comunque qua mi sono spellata il labbro, perché boh, io ho sta fissa di spellarmi il labbro e mi esce pure il sangue, va bene. Comunque le due candele sono queste qua, bianche, molto semplici. 50 centesimi l'uno. E quindi 1 euro in tutto. Adesso ve lo dico dove andiamo, tanto non abito lì, se non ve lo direi. Andiamo al McDonald's di Sarzana. Quindi sì, con la macchina dobbiamo prendere e andare a Sarzana, che in realtà è lontana dal mio posto, ve lo posso assicurare. E quindi niente, e c'è lì un McDonald's. Io vado là, non, cioè, che se riesco ad andare al McDonald's di Sarzana se io non ho uno vicino, perché là è un McDonald's particolare, perché ha gli schermi, non so se voi li conoscete, secondo me in tutti i McDonald's ci sono, a parte quelli là dove abito io, dove praticamente puoi scegliere tramite uno schermo. Mi piace un sacco quella cosa. E quindi vabbè, poi vi farò vedere anche il mio ordine. Ci vediamo in macchina. E noi scendiamo, e noi scendiamo, e noi scendiamo. Sono stupida. C'è un cagnolino. Cioè, tu dovevi prendere la mano quando sto facendo il video, grazie. Obiettivo. Allora, questo sa che urla. Allora. Ciao a tutti, obiettivo. Sì, ciao. Allora, devo... Qua c'è mio fratello. Beh, allora, adesso stiamo andando al McDonald's, come ho detto, sono in macchina. E dobbiamo andare a Sarzana. Ma la stai tutto sballottando. E come faccio? Ok. Pensavo che non ti volevi far vedere. Ok, questo è mio fratello. Non bella la tua bocca. E niente, adesso ci vediamo. Ma qua che dice le parolacce, lo sai che gli danno il family friendly? Ma non c'entra niente. Lo tolgono family friendly. Ma cosa me ne frega se mi tolgono il family friendly? Vabbè, non guadagni. Ma non guadagno lo stesso. Perché c'era la musichetta e stanno mi danno il copyright. Stiamo passando vicino. Copyright, copyright! C'hai il tempo del copyright? Sì. Mi devo mettere la cintura, se no suona questo coso. Non può più fare le live. Mi raccomando, non mettetevi la cintura, per carità. Stavo scherzando, no, non dovete mettermela. Adesso, raga, stiamo andando alla sala giochi. Ovviamente. E quindi ci vediamo uno solo giochi che ci divertiamo. Ah, questo qua è Rosmarino, l'ho rubato nel McDonald's. Allora, ragazzi, siamo a casa. Sì, io qua ho sempre il rosmarino perché l'odore è buonissimo. Comunque, alla sala giochi non ci siamo andati perché era chiusa.
Ma ditemi se la rivolete, perché tanto tra poco ci andrò, quando sarà aperta. Ci andrò e quindi ditemi se volete il video, che Io non me lo lo rivolgerò. porto. Tu lo vuoi? Mio fratello vuole il video, quindi ragazzi, mi raccomando, di scrivermi se volete il video. Guardate, sono nella giungla e invece sono nello zaino. E comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per se non ho la notifica. Seguitemi su Instagram, mi chiamo giulia.lembo_basso, su TikTok mi chiamo giulialembob. E vi lascio tutto in descrizione. E niente, io vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao! Ciao!